dell'assemblea delle lavoratrici combattive. Oggi sono qui come donna che vuole onorare il ruolo delle donne nella liberazione. Sono qui per ricordare tutte le 55.000 donne che combatterono durante la resistenza e che con il tempo sono state dimenticate. Cioè, io non posso camminare, ho 60 anni. Il ruolo della donna trova difficoltà nel loro riconoscimento perché veniva riconosciuto solo chi aveva le armi. Le donne si occupavano principalmente della stampa, della propaganda, curando collegamenti e informazioni, raccogliendo e trasportando documenti esplosivi, armi, munizioni, viveri, attivavano assistenza, preparavano documenti falsi, rifugi e sistemazioni per i partigiani. Le hanno chiamate donne della resistenza taciuta. Combattendo venivano arrestate, picchiate, violentate dai nazi fascisti e senza mai parlare, senza mai tradire. E hanno fatto della politica senza separarla dalla loro vita. Voglio ricordare un esempio di coraggio e di auto-organizzazione dei gruppi di difesa della donna nella resistenza nelle Alpi Apuane. Subito dopo un'ordinanza di evacuazione della città di Carrara, le donne partigiane si organizzarono facendo un appello alla città alla disobbedienza. La mattina dell'11 luglio vanno di casa in casa a chiamare a raccolta le donne di Carrara e insieme raggiungono il mercato ortofrutticolo, dove rovesciano le ceste come simbolo di un attacco diretto al ruolo della società della donna in quegli anni, che non sono diversi da quegli odierni. Siamo tornati nel 1800. Il corteo si sposta poi verso il comando tedesco e chiudono immediatamente i due ingressi della strada. Ma questo non ferma la determinazione delle donne che urlano, cantano, occupano il suolo pubblico e si scagliano contro i soldati fascisti. Malgrado la repressione che subiscono, la loro furia non si ferma e ottengono il ritiro dell'ordine di evacuazione. La rivolta di Carrara rimane nella memoria come momento di emancipazione delle donne. L'antifascismo per le donne fu una scelta difficile, ma libera. Grazie. Ma libera da costrizioni. Non è stata la fine, ma l'inizio di un vero percorso di liberarsi dall'oppressione. Diamo continuità alla resistenza, ribelliamoci contro la repressione, auto-organizziamoci per ribaltare questo sistema di oppressione e sfruttamento che si sostiene e rende le vite nostre insopportabili. Perché tutta la vita deve cambiare, nessun aspetto escluso.